Ciao a tutti ragazzi, come vi avevo promesso, ecco una compilation delle mie play of the game. Anzi, mi dispiace che siano soltanto play of the game e highlights, perché ci sono azioni bellissime che si possono fare in questo gioco e magari non vengono in questi punti che vi ho appena detto. Mi dispiace dirvi che il mio main è Reaper. L'unico vero motivo per cui lo utilizzo più di altri è che mi ricorda troppo la Spirit in Fortress. È la classe che più si avvicina alla spia, che era l'unico personaggio che facevo in quel gioco insieme al Soldier e a volte allo Sniper. Invece, insieme a Reaper, qui su Overwatch, altri personaggi che utilizzo appunto sono McCree. Questa è una delle prime play of the game che abbia mai fatto sul gioco. Questa è stata fatta, se non sbaglio, il primo giorno di nerf del personaggio, ma appunto sono poche rispetto a quelle di Reaper. Questa play of the game, no, scusate, mi stavo confondendo con l'altra. Questa qui è il res di mezzo, è... il resto è boom 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 boom, premi Q per skill, è così, però è divertente. Questa è stata una delle play of the game più sculate della storia, perché ho cominciato con l'ultimate dentro e sono stato sbalzato fuori facendo uccidere il resto della squadra. Much fun, much Q, much skill. Speriamo che Sombra me lo facciano come la spia, così posso evitare di usare Reaper e tornare a fare un po' di stealth serio. Qui intanto una quadrupla come Kree, terminata poi da Diva, che meritava di morire anch'essa. Qui ancora una volta Reaper coming from above, non è una pioggia di giustizia a questo punto, sì, questa è stata una bella azione di gruppo. Se non sbaglio sono andato a terminarmi anche tutti gli altri avversari rimanenti, purtroppo non sono venuti nella play of the game. Questa è una trollata che mi è uscita parzialmente, infatti dovevano morire tutti e tre quei tipi, ne sono caduti due ed è rimasto un Reaper totalmente incompetente. Io che lo sparavo ai piedi, reduce dell'esperienza di Unreal Tournament, e non moriva mai, terminato con un cazzotto e poi siamo morti tutti e due in acqua. Qui cos'è successo invece? Ah sì, altra uccisione con la Q dall'alto, molto easy. Effettivamente fa parecchio male la Q di Reaper, non mi sorprenderei se decidessero di nerfarlo un giorno. Infatti, non lo so, io lo trovo molto divertente, non per la semplice Q, diciamo così, ma per il fatto che appunto Reaper è un personaggio molto edgy, molto stealth, quindi se ne sta molto per i fatti suoi, dato che il gioco di squadra non sempre lo sopporto. Qui invece mi sono divertito, come potete vedere, a non tirar fuori personaggi dallo spawn. Qui una Widowmaker che era totalmente ignara che ci fosse qualcuno dietro le fila, Junkrat che pure non si era accorto di niente. Qui nuovamente Pharah, versione stealth, perché come vi ho detto, lo stealth lo amo un sacco in questi giochi ed è andato tutto molto bene, fortunatamente. Mancano le ultime kill da mostrare, sempre per il motivo highlight play of the game, che non vengono complete. Qui concludo con la play of the game più assurda di tutte, cioè bizzarra. Uccisione di squadra, infatti si sente uccisione sessupla alla fine, cadendo dal ponte, quindi... ucciso tutti e muoio anch'io. Questa, ragazzi, era la mia play of the game. Se volete inviarmi le vostre, vi linko il video in descrizione con le istruzioni di come fare. E mi raccomando, se utilizzavate la spia su Team Fortress, Reaper è il personaggio perfetto. Alla prossima, ragazzi. Ciao! Io c'ho il modello galletto di Widowmaker e Francesco. No!